l'associazione è un'associazione di volontariato che lavora da moltissimi anni sul Parco della Caffarella, che in origine nell'84, quando abbiamo iniziato, era una discarica, e noi abbiamo lavorato in tutti questi anni finalmente nel 2000 si è arrivati all'inaugurazione del Parco della Caffarella. Ora la Caffarella è per la, diciamo, metà all'incirca, sono 120 ettari che sono pubblici, e il resto è privato, ma è zona protetta, quindi è zona naturale, area naturale protetta, e quindi per fortuna si è scongiurato il pericolo di costruzioni abusive e comunque di perdita del verde. Questa è detta anche la Valle dell'Almone, quindi il fiume Almone, che però ha bisogno di sicuramente di un controllo continuo, e quindi noi, insieme con il Parco dell'Appia Antica e il Parco dei Castelli Romani, nel 2016 abbiamo firmato un accordo verso il contratto di fiume. Gli obiettivi sono il miglioramento e la depurazione delle acque, la riduzione dell'inquinamento da rifiuti solidi, il miglioramento della biodiversità e sempre della qualità delle acque, l'eliminazione o comunque la riduzione dell'inquinamento causato dal settore agricolo e zootecnico, e poi cosa non secondaria, l'educazione del cittadino al risparmio idrico, affinché si possa recuperare il territorio e ci sia il riutilizzo delle acque. Ora speriamo che la Regione Lazio, come ha già stanziato fondi, ne metta abbastanza per poter fare queste rilevazioni e per poter procedere al disinquinamento.